Si respira aria di primavera e soprattutto, concedetecelo, anche di un assaggio d'estate, non perché il tempo sia clemente, ma soprattutto perché si torna a parlare, ma soprattutto a degustare il baccalà qui a Sant'Omer, in una location forse nuova, se non fosse perché indossiamo ancora abiti invernali e c'è una scenografia che riporta sicuramente una stagione meno calda rispetto a quella estiva. Perché? Semplice, stiamo parlando del Festival del Baccalà che giunge alla sesta edizione, lo facciamo in una location tutta nuova, quello che un di molto lontano era la sala magazzino della Proloco è stato trasformato in un ristorante, una location sempre nuova, quella firmata Proloco di Sant'Omero, che ci porta nuovamente nel regno del gusto. Intanto, perché questa nuova location? Grazie a voi. Questa nuova location nasce dall'esigenza di avere uno spazio da dedicare alle manifestazioni invernali. Abbiamo perso la Tenzo Struttura, abbiamo perso Palazzo Scaramazza nel centro storico e abbiamo deciso di attrezzare i locali che noi adibiamo a sagra estiva, quindi rendendoli accoglienti per ospitare le nostre iniziative invernali. Quindi diciamo che è un'iniziativa che nasce proprio nel cuore della Proloco e questo dimostra l'interesse, la passione, la forte voglia di esserci, di organizzare, di promuovere il territorio da parte di tutti i miei collaboratori che veramente hanno dedicato tantissimo tempo per preparare questa nuova location e quindi è a loro che rivolgo il mio più grande ringraziamento perché senza il loro aiuto tutto questo non sarebbe stato possibile. Beh, di solito noi parliamo di chilometro zero riferendoci ai prodotti generosi della terra, ma questa volta possiamo parlare di cucina a centimetro zero perché è proprio dietro l'angolo il regno del gusto, il grande laboratorio dove esperti mani stanno preparando le leccornie di oggi. Ma veniamo a questa prima giornata della sesta edizione. Presidente, che cosa proporrete? Allora, oggi è la giornata dedicata alla Proloco e quindi la Proloco di Sant'Omero che è anche una delle poche Proloco abruzzesi che ha ottenuto il riconoscimento di sagra di qualità, quindi proporrà dei piatti che sono della nostra tradizione che abbiamo proposto già nella nostra sagra ma che ci sono anche delle novità che quindi oggi sarà un test per vedere l'eventuale inserimento nel menu della 40ª edizione. E poi ovviamente c'è il vino che accompagna da sempre la tradizione della baccalà, non solo sagraiola ma anche del festival. Una cantina per ogni menù. Sì, oggi avremo abbinato alla cucina della Proloco di Sant'Omero la cantina Strappelli, quindi che proporrà i suoi vini. Diciamo che l'idea del festival era proprio questa, era di mettere insieme la ristorazione, l'associazione, il prodotto tipico e anche i produttori locali. Quindi diciamo che l'obiettivo è stato centrato, sono 6 anni ormai che organizziamo questo evento e quindi si è creata anche questa forte sinergia tra il mondo dell'associazione e il mondo della ristorazione. Questo è servito tantissimo a noi anche perché grazie alla presenza di chef bravi, bravissimi, quindi a noi abbiamo saputo cogliere il meglio dai loro menù e quindi abbiamo potuto anche creare dei piatti di qualità e soprattutto utilizzare anche delle tecniche adeguate nella preparazione di questi piatti. Bene, allora cerchiamo invece di conoscere dal vivo i protagonisti, le mani esperte di cui parlavamo poc'anzi, per capire qual è il segreto che si cela dietro questi meravigliosi piatti del baccalà. C'è la firma anche del Comune di Sant'Omero che da sempre patrocina l'evento clou non solo della stagione invernale santomerese ma poi come anticipazione di quella che sarà l'estate sagraiola a Sant'Omero, firmata sempre Proloco, dove il baccalà regna sovrano. Vice Sindaco, una bella opportunità che fa felice un po' tutti ma soprattutto ci accompagna anche alla stagione estiva. Sì, questo è un evento molto importante, è un evento itinerante per questo, per la Proloco di Sant'Omero. Questo festival è un vanto per tutto il paese di Sant'Omero, l'amministrazione partecipa a questo evento
e con il locale qui messo a disposizione della Proloco. E per noi comunque è un biglietto da visita per tutto il territorio di Sant'Omero, anche per i territori esterni. Questi sono i loro volti, sono i volti di coloro che davvero rendono protagonista il baccalà. Ebbene, la loro sapienza si traduce in queste meraviglie, in queste leccornie che tra qualche istante verranno servite ai tavoli dei commensali di questa sesta edizione. Cerchiamo di capire che cosa sarà presentato agli ospiti di quest'oggi con colei che coordina un po' le cucine, anche se possiamo dirlo tranquillamente, c'è una grande autonomia da parte dei nostri chef, tutti provetti e tutti esperti. Paola, allora, che cosa presenterete quest'oggi ai nostri ospiti? Allora, come antipasto, un tris di antipasti con peperoni, radicchie e noci, e rucola e pomodorini. Un antipasto freddo. L'antipasto caldo è un tortino di melanzane, quindi a base sempre di baccalà con rosso, con sugo rosso. Gnocchetti con il sugo bianco di baccalà e broccoli. Poi quest'anno abbiamo inserito i ravioli di baccalà, quindi al sugo rosso. E come secondo una frittura mista di cotoletta di baccalà, olive, salvia fritta e frittelline di baccalà. Come dolce, un nostro dolce tipico, sono praticamente le loffe delle monache, le chiamiamo così, per siccome tempi addietro praticamente era un dolce che le monache offrivano quando arrivavano degli ospiti particolari, e quindi abbiamo voluto rivisitare questa ricetta. Beh, a me piacerebbe che tu spendessi due parole per la grande squadra che ti accompagna anche tutto l'anno per tanti eventi e soprattutto per la sagra, perché poi squadra che vince non si cambia. Sì, infatti ci aiutano in cucina Mauro, Laudino, Clementina e Adina. Poteva non essere Guido Strappelli ad aprire la sesta edizione del Festival del Baccalà, sono proprio le sue creazioni vinicole ad accompagnare questo primo debutto del 2020 del Festival. Guido, quali sono i vini che accompagneremo oggi nel menù firmato Proloco? Allora, ho pensato praticamente di abbinare tre vini che sono tre vini tipici del territorio. E si parla di Passerina, naturalmente, si parla di Pecorino e di Cerrasuolo Superiore. Ho scelto praticamente questi tre vini perché penso che siano abbinabili molto bene col baccalà, perché sono dei vini strutturati e naturalmente abbiamo bisogno anche di questa tipologia di vino per accompagnare il baccalà, che poi ha questa caratteristica di essere un gusto molto deciso, molto forte. Quindi questo è stato il mio pensiero e penso che possa essere ben abbinato naturalmente ai piatti che presenterà poi la Proloco. Quali saranno gli appuntamenti di questa sesta edizione, che sono ben 5, e poi ovviamente diamo già anche l'appuntamento per il prossimo evento che verrà protagonista, il ristorante Zenobi? Allora, il prossimo appuntamento venerdì 6, quindi con il ristorante Zenobi e con la cantina Biagi. Poi avremo il giorno 20 il ristorante La Gioconda, abbinata alla cantina Camillo Montori. Poi il giorno 27 abbiamo il ristorante l'Associazione Cuochi Teramo con la cantina Emilia Monti. Chiudiamo la manifestazione con una new entry, che è un Salì Drink and Food, che è gestito da Danilo Di Mattia, che è uno chef che ha avuto tante esperienze qui nel nostro territorio e soprattutto un bravo cuoco che è anche un grande esperto di cucina del baccalà. La sua giornata è abbinata alla cantina Cordoni.